fatto soltanto un'iniezione di toradol. Quindi adesso posso stare, vero che posso stare per un 3-4 ore un'ora? No, non sei sicuro che... No, giustamente mi dice di no. E ha ragione. Allora, la prima battuta, oggi per Salerno, arriverà, è per mia cugina Zona della Vecchia. La battuta è questa. Il mio libro non è un giallo. Ma tutto è questa. E mi è fottuto su questa volta. Non è un giallo. L'assassino non è il maggiordomo. So già tutto. Non so niente. E che io non sono il figlio del professore Vecchio. In modo tale che sì, ha già spuntato la prima cosa, perché sì, l'hanno passato, mentre questo non lo sapevo. Allora, poi volevo ringraziare il fonico Giovanni Marcucci. Faccio prima il ringraziamento ci sono. Poi il tecnico delle luci Mariano Giovannelli e poi il regista Gianni Cimino. Chi cazzo so? Non sono nessuno e non c'è nessuno, io capisco. Però io ho fatto dei ringraziamenti, non c'è stato. Poi la battuta era: che bella gente c'è stasera. E questa qua pensa che se voi facete la battuta romana con voi, se no la gente si è fottuto voi. Hai battuta? Ok. Poi vi prego di alzare la suoneria dei cellulari, non di abbassarla, perché alzando la suoneria dei cellulari creano proprio l'effetto, no? Dici, ma chi è che è stato, chi è che ha fatto, chi è che è così, capito? Perché sennò ancora non si deve riscaldare questo. Ok. Questa è la allora, qui secondo te che è stata battuta, famosa battuta di Vittorio Gassman su Lazzaro a proposito delle stecche. Giustamente, non vi devo raccontare la storia di Lazzaro. Allora, qual è la versione di Vittorio Gassman? Tutti quanti fuori, e dice: Lazzaro, esci fuori, la casa è circondata. Insomma, qualcosa c'è stato molto nella direzione di poi. Penso che questa specie di libro, ve lo ricordate, se mi aiutate, se per favore potete alzare questo, cerchiamo un po' di serenato. No, allora, sicuramente come zeppa va bene, non ci sarebbe problemi dal suo punto di vista. Ok, poi. Io avrei voluto cominciare la serata col dire, ma qual è, e qua Angelo adesso attende tu, qual è la partita più bella che voi avete visto nella vostra vita? Poi io mi fermo per un attimo, vado a bere e spero che qualcuno mi sciocca la partita. Perché se non la dite la dico io. Allora la dico io. La partita più bella è Germania Italia 4-3. Ne sbaglio o non lo sbaglio? Sbagli, Italia c'è il marito. Allora, 4-3, vero che quella è la partita che non più ci ricordiamo, diciamo, ah, che bella partita, che bella. E la domanda è, era la finale o era la semifinale? Semifinale. Anna, dove è? Andiamo per Pandora, per Pandora in Anna, dove è? Essere più da coppa, in genere, l'utile risorto, un mese fuori al guardo per Pandoni, andava lì. Vi dico questo perché io avrei voluto, ho partecipato a un concorso nazionale italo-calvino. E allora avrei voluto dirvi di guardare, non legge vinti, non sono arrivato in finale, che cazzo, però. Su 750 libri che almeno sono arrivati in semifinale. Non sono arrivato neanche in semifinale. Però loro a tutti quanti mandano un po' quello che loro ritengono che possa essere il libro. Allora io vi leggo solo 3-4 cose. Dice: gli occhi degli altri è un testo singolare, dotato di una forte carica simbolica e costruito come una sinfonia. Che si mandano piate. La sua struttura poggia su 4 movimenti seguiti da un incontro. Il resto non me lo leggo perché non lo conviene.
Non lo so, è una cosa strana. Cioè tu ietti una cosa in dare un bidone, una spazzatura e te se ne ascolta. Allora, questi sono i lavori che io avrei voluto fare da grande, quando uno la domanda dice, ma tu che vuoi fare da grande? Uno, ballerino di tip tapas. Se qualcuno non di tip tapas, di tip tapas, perché mi piace mangiare, quindi c'è la tapas. Due, cantante anni 70, born in USA. Tre, questo è facile, non la potete non capire. Commissario di pubblica sicurezza. Quattro, spazzino. Spazzino. Ebbene, che genere. Nove, operatore ecologico, spazzino si chiama. Cinque, sindaco. Spazzacamino, io è una bella mestiere, dai, da fare. Male cavata arriva fumo, però. No. Sei, frutti, vendolo e compralo. Mica è strunti, perché sono frutti vendolo, la frutti vendolo e poi si accatta pure, no? Sette, salumaio, che bella parola. 8, volevo fare il sognatore, ma non mi hanno fatto arrivare. 9, scrivano sotto il porticato del Teatro San Carlo. Cioè, che volevo fare? Mi è stato sotto al Teatro San Carlo. Veniva uno e diceva, voglio scrivere, topo. E voglio scrivere una lettera, e io questo volevo fare. Manco questo mi hanno fatto arrivare. Questo piace sicuramente anche. 10, che poteva fare? Maratone e Medibele. Oh no, è bella. È bella questo me la riconosce che è bella. Numero 11, garzone di bottega. Una cosa bella, che tu non ti hai preoccupato di andare cazzo, di andare cose. Tu, che è? Sposta. 12, aiuto garzone di bottega. Che è ancora meglio, perché non pensa proprio, pensa alla gente per te. 13, volevo fare carta che vince, carta che vince. Bellissimo, tu sei dato. Forse il carta, si vince, si vince. 14, volevo fare, ma ho visto direttamente in italiano, non era l'originale. Volevo fare lo bruttiere a Manhattan. Perché è vero che a Manhattan tu si avrasi in tanto un grattacielo, tu attraverso, giustamente, mi ti apre la porta. Tu vuoi tornare a tre. Quindi ti apro la porta alla donna. E tu vai andando a dire tutto il giorno, e quindi ti apro la porta, ti apro la porta, ti apro la porta, ma non dici niente, perché è così che deve funzionare. 15, proiezionista, cioè rifilma una volta, pizza, siccome una volta, quarta stagione. Anni però specifico, 40, 50, 60 e 70. Cioè, proprio l'anno 70 purtroppo non mi interessa. 16, volevo essere amico di Ennio Flaiano e di Marcello Marchesi, sono due comici che ci facevano divertire. Un giorno è un giorno, cioè in un giorno sì, è Ennio Flaiano, io che stavo con Marcello Marchesi. 17, vice commissario. 18, volevo essere, e questo è bello, un confinato per motivi politici in Basilicata. Che si mangiava poco. 19, volevo essere showman in ombre rosse, l'avete ricordato. Il 20, volevo essere un povero di spirito, perché in Giaggio Proprio tutte le maniere, voglio in Giaggio, la giuro privata. Ma non sono state cazzo che non dava un povero di spirito. 21, volevo essere uno scrittore amico di Gigi, che era un mio amico. Poi c'è una cosa strana, io prima quando cercavo di fare canestre, io non riuscivo mai. Ma mi riesce, prima si era mai. Grazie a voi. Non ce l'ha
l'ultima cosa che volevo fare, ho già detto praticamente tutto. Non c'è problema. Ecco, io volevo fare quei cartelloni 5 metri per 2 metri. Io volevo essere un cartellone 5 metri per 2 metri, con scritto sopra: spazio disponibile 339 14 88. Ma io questa è una fatica buona, cioè non avete preoccupato. Non faccio fare treno, ma non mi preoccupate, che spero di recuperare un po' col tempo. Proprio qua, siamo già alla seconda pagina. Allora, chi a fine ha fatto il libro degli occhi degli altri? Allora, andò così, però, a 5 ore e mezza. No, Udine è andato. Ok. Allora, sicuramente come zeppa vai pure. Però, Antonio Mario, questo non ci abbiamo provato tutta stamattina, non ci riusciamo. Ma non ci avevamo riuscito. Ora pure un cazzotto per più fuori. No, non sarà più in invito. Allora fa una cosa. I love andare per cantine. Allora, consigli di lettura con la rubrica Lo Scaffale di Carlo De Cesare. Non siamo noi a decidere del nostro futuro e tantomeno del nostro presente. Giuseppe Vecchio, negli occhi degli altri, ripercorre il cammino dell'esistenza, che inevitabilmente lascia alle spalle il suo passato, guardando all'incerto futuro, del quale solo in apparenza conosce la via. L'unica certezza è il cammino, un percorso comune che è solo certezza di percorso, ma non di direzione. Corpi in movimento che sono specchio l'uno dell'altro, nei quali si riflette l'esistenza di ciascuno, ognuno con il proprio bagaglio di esperienze scolpite nella memoria. Allora, non avrà camminato tantissimo, però comunque è arrivata alla RAI e comunque l'hanno fatto nei servizi. E si mi disse una battuta romana, facendo sta tutto il mondo. Allora, perché è arrivato Gelli? Perché gli ho fatto una promessa. Io mi devo chiedere di fare un altro battuta di mani a mia cugina. Come si dovrebbe parlare? Questo sono, è un paio di calzini. La prima cosa, già che dice un paio, che è logico, pigliamo i calzini, un paio, sono due. Ok, uno è blu e uno è nero. La mattina, ma c'è stato, lo pigli i calzini e ne metti uno blu e uno nero. E a un certo punto, mentre sto, mi accorgo che non faccio niente, o torno a casa. Ok? E a questo punto, facciamo finta, ma lei di calzini e malato. Ok? Chi mi sa dire come si risolve questo problema? Coraggio! Come lo risolvete? Il lavatrice un calzino sparisce. Potrebbe essere. Poi, non mi viene l'idea. Se lo succede, che facciamo? Di noi calzini piani a neve e chi l'ha detto? A me piace assai, perché questa è la mia soluzione, ma non è quella giusta. Era la mia, però, perché mi divertivo. Poi, con Caronato, questo è per giocare, veramente, no? Forza, che state pensando con cosa recita, tanto, ma c'è tanta stronzata lì, che non può, che problema. Io personalmente quando mi succede li metto da parte, perché gli altri compagni poi prima o poi compaiono.
ti conservo, quindi il nero e il blu prima o poi ti compariranno. Devo chiederti di strutturare la tua risposta perché mi piace molto. La vuoi strutturare, per favore? Non meglio di questo. Coraggio. Chi è cameriere? E quello l'abbiamo detto, al curriculum piace pure a me. No, pensateci. Forza. Gente, non fa figura di me, dici qualcosa pure dopo. Questi casini non me li metto proprio. Questi casini non è poco, è una soluzione. No, io poi vi racconto perché vi dico questo. E niente nessuno. Già lo siete saliti, siete già in tutti gli scatti. Io vorrei vincerli tutti di un unico colore. Questa è un'altra soluzione, ma è troppo costosa. Rapporto, direbbero le persone intelligenti, costo-beneficio. Vabbè, non è una continuazione. Questo sono un unico paio, sei costretto a farlo. Ok. Poi, Veneranda, stai dicendo qua. La sua soluzione. La sua soluzione. La parte quando esce il compagno. Allora, ricordate, mi esce un minuto per tanta niente. A un certo punto... non vi dico dove, mi trovo in una situazione e ti esce questo problema. E c'è stata la persona, che io ritenevo anche una persona intelligente, che mi dà la risposta. No. La risposta è più facile. Hai fatto i limiti sbagliati, no? E ti dico, no, e ti dico dove è la facilissima. Invece non faccio niente. Questi qui li avrei dovuti lavare. Li lavo di nuovo. Quando escono, li vado a accoppiare il blu col blu e il nero con il nero. Non mi parla di... ma io che cosa ho detto? Ho detto che doveva strutturare la cosa. Va bene, ok. Faccela passare. Va bene. Ma allora, se mi lavi di nuovo, credi che l'hai usato? No, se tu quando li lavi, tu li lavi e quando ti ritorno, ti ritorno un problema. Allora, c'è quel quadro, e vi devo dire perché ci sta questo quadro, che io ho girato e che chiaramente adesso voglio rigiro. Allora, questo è un quadro, è vero o no? Questo è un altro quadro? Ok. Io voglio fare l'esperienza emozionale, e non l'ho mai fatto, perché in genere, che si fa più quadro? Si guardano che stanno attaccati, è vero o no? Girate su quadro, però girate, così avete la possibilità, che è quasi una cosa miracolosa, di toccare un quadro, perché normalmente non si può toccare un quadro, è vero che non si può toccare un quadro, Guernica lì tanto ci fatto, zic, pure oggi da toccare, capite? Allora, secondo me è un'esperienza molto bella e questo quadro mi ha accompagnato in quello che mi è successo. Allora vi dico subito che mi è successo. Allora la prima cosa, io ho il Parkinson da 11 anni, visto che a Caggiano sembrava quasi una cosa strana, invece io sono serenamente malato di Parkinson da 11 anni e ho messo il simbolo di questa associazione. Alla fine chi più soldi darà io sarò con te. Non preoccupate, non morirne solo, state tranquilli, non c'è qui, lo so che state tranquilli, ma non c'è problema. Questa associazione qua è la più grande che esiste per tutto il sud e io sono il vicepresidente di questa associazione. Quindi, pur avendo il Parkinson, chi è malato di Parkinson può fare il presidente di un'associazione. Ogni tanto salto per parole, questa purtroppo è della malattia, non è mia. Io ho guardato quel quadro per molto tempo e mi è piaciuto molto. Adesso vi devo dire una cosa che non è proprio troppo bella, però ve la dico. Purtroppo io ho dovuto interrompere la collaborazione con l'architetto Lanfranco Bove. Cioè prima noi abbiamo lavorato sempre insieme, però adesso erano problemi logistici miei, io non mi riuscivo a spostare e quindi giustamente ho dovuto fare questa cosa, però sarà per la prossima volta. Poi, io ho portato qualche amico con me. Uno è... Cazzo, ma gli occhi, una cosa seria. Lei me l'ha regalata.
Digitalismo è una brutta storia. Serviva solo questo. Allora, Moby Dick, Moby Dick, eh? Quando l'hanno visto per televisione, penso che ne è piaciuta, no? Come ci portate in altro tipo strano? Xenofonte. Cazzo di... Poi mi ha portato un libro di statica. A che mi serve? Assolutamente a niente. Ma mi serve solo per statica. La cosa più bella è che non fa niente, non è per niente. Domanda. La presa della Bastiglia. Famosa, no? 1789. Mo quanti anni hanno fatto? 200, 100, 130, no, ok. Per favore, chi è in grado di dirmi quanti feriti gravi e morti ci sono stati per la presa della Bastiglia? No, ma non ci sono paura, ragazzi. Sparate una cifra. 1000, ok. Poi? No, ma non è nessuno, qualcuno offre di più? 3.000. Come? 3.000. 3.000, ok, andò quanto dice? 80. E voi, tu quanto dici? La 60. 80. Ok. Con Caronato? Certo, da 60 a 1.000. Da 60 a 1.000, ok. La 60. Non c'è stato nessuno ferito, non c'è stato nessuno morto. Quando sono arrivate, ne hanno fatto trazzi. Ok. Perciò mi aggiunisco questa cosa qua, ma nel momento questo faccio l'ospite speciale, praticamente. Cioè, non c'è neanche la pastiglia più, quella non è. Poi, la Costituzione degli Stati Uniti d'America. La Costituzione italiana. Già faccio. La Costituzione italiana ha 139 articoli. 139! Che cazzo non fai solo 139 articoli? Io dico solo quello che piace a me, che è l'articolo 13. Dice che la libertà personale è inviolabile. Ok? Dipende. Non dipende. E allora l'America, cazzo, sono 50 stati. So, quando l'hai messo nel verso sbagliato, chiedo scusa. È un gioco, è un gioco. Qualsiasi verso è un verso giusto. Pensate alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, quando ce ne erano 13 articoli. 13. Un cazzo può essere. Noi 139, loro 13. Poi hanno... noi teniamo la storia, però io stavolta invece fatti a te, perché questa è la più vecchia costituzione al mondo. Quella è bambina, tanto è bene che ancora vorrete, non sappiamo governo, lo mangiamo, come facciamo, non lo sapete. E c'ha 27 emendamenti. Ma no, che c'entra col libro tuo? Te lo dico subito. Perché qui c'è il quinto emendamento che ti dà la possibilità di non rispondere alle domande. Ti ringrazio perché mi hai fatto fare la più bella battuta di tutta la vita. A questo punto che mi siete distrattati, faccio la battuta a Modesto, che è quello che dovevo fare quando c'era Giovanni. Come? Scusate, grazie per tutti. Vi siete messi d'accordo? Tutti, no, pagare! No, perché non l'hai aspettato apposta. Per il rispetto, una cosa strana, vecchia. Allora, poi faccio questa famosa battuta che volevo fare già, però ci deve essere presente Giovanni. La battuta era questa. Allora, Giovanni, come si chiude la lezione? Tutto apposta, è l'internata volta. Battito in mano. E lui non mi ha chiesto, dice per favore non mi fare parlare. Se ti faccio battere mano, penso che sto a posto. Sto chiedendo se accendo la
attenzione, inutile fare. Cioè, no, no, ma qualsiasi persona che parla accanto a te è stupefatto. No, 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 no. Ma non ci serve, non hanno. No. Ti sarà allora, perché ho portato molti libri? Che c'entra con il mio libro? Ve lo dico immediatamente. Perché, allora, c'è un grandissimo autore cubano che si chiama Italo Calvino. Cubano? Cubano? Ha già sbagliato Santiago? No. Ok? Che dice questo grandissimo, no? Che tra l'altro cosa ha fatto, questa è una grande indetta, ha fatto le lezioni americane. E tutto quanto dice le sei lezioni americane. Non esiste. Lui si ferma a cinque. E la cosa più bella è che lui in America non c'è mai stato. Ma la parte importante era questa. Lui dice questa, nella prima, dice che il libro dice, è stato anche il millennio del libro. Lui si riferisce a tutto il millennio, in quanto ha visto l'oggetto libro prendere la forma che ci è familiare. Cioè, sta persona, alla fine del secolo scorso, diceva che questo era un punto d'arrivo. Aveva ragione, secondo te? Sbagliava. Sapevo che cazzo mi hai potuto ritirare un cellulare. Dal cellulare, se voi aprite, vi potete leggere lo stesso libro dal cellulare. È vero, Pasquale? Confermo. Ok, non solo, ma sì, voi vanno attaccati a così, no? E non lo potete muovere. È vero che io lo posso ascoltare lo stesso libro? Assolutamente. Ok. E quando è passato? Poco niente. Sinceramente, questo mi dispiace un po' che c'è stato, però oramai c'è l'Italia. Ok. Siamo qua soli. Ma vi assicuro che un giorno ci ripenserete. Vedrete che cazzo. Allora, questo qua invece, che un certo mio figlio purtroppo, Julio, insomma Julio Cortazar, e ha fatto lezioni di letteratura e sotto c'è scritto Berkeley. Pasqua, a dove si trova Berkeley? California. Ok, e America o non è America? Yes. E la cosa interessante è questa. Vedi, vi faccio rispondere, non ve lo leggo tutto qua. Dice che qual è il rapporto che si crea tra la persona che scrive e la persona che l'aiuta poi a mettere i suoi scritti insieme. E dice che per lui era una tragedia. In particolare, lui mandò un testo, gli ritornò indietro e nel testo suo originale avevano messo 27 virgole. Ok? Lui fu costretto a restituire, perché allora non esisteva internet, togliendo le 27 virgole. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io, il mio libro, è bene che è una zeppa, ma mi assumo la responsabilità che sia una zeppa, perché stavo a letto. Ok? Quindi questo c'entra con il mio libro. Giustamente voi dite, ma si cazzo per il libro d'uomo, ma erano sempre cose triste, cose che... Dice, ma perché non fanno parlare cose allegre, che non fanno ridere cose? Ok, allora, José Saramago è premio Nobel, ok? E faccio un libro che si chiama Cecità. Ah, faccio un quasi. Non so se rendo l'idea. A un certo punto le frasi finali, no? Già vedete questi cristiani che ognuno si tocca perché se stanno muoiando. Alle frasi finali dice, è arrivato il mio turno, pensò. La paura le fece abbassare immediatamente gli occhi. La città era ancora lì, cioè praticamente. Era morto, se ne era aiuto. Allora dice, mi chiamano un altro libro. Cazzarola! Si chiama Le intermittenze della morte. Ma non potete fare una cosa, le intermittenze del cuore, le intermittenze di un'altra cosa, o no? Pure così. E l'inizio del libro, il giorno seguente non morì nessuno. L'ultima frase del libro, il giorno seguente non morì nessuno. È molto lungo.
ok? Cioè, lui scrive un libro tra due frasi che dicono che il giorno seguente non morì nessuno. Quindi, tragedia, premio Nobel della letteratura. Tabucchi. E Tabucchi che dice? A questo libro lui l'ha scritto in portoghese. E dice, l'ho scritto in portoghese perché doveva scritto in portoghese e basta. Basta, chiuso le cuore. Anche una chiamata regue. Ok? E non penso che erano feste, non solo, ma ha scritto, sto vivendo pure in staccia, e ha scritto un libro che si chiama Sostiene Pereira. Avrete sentito? Sostiene Pereira. Ed inizia tutti i capitoli con Sostiene Pereira, Sostiene Pereira. Come dici? Pascal ha detto questo, Pascal ha detto questo, Pascal ha detto questo, Pascal ha detto questo. E che cazzo, basta, no? Non può essere. È chiaro. I miei amici mi sbagliavano. Che sensazione avete avuto nel toccare un quadro? Vi è piaciuto o no? È più bello toccare un quadro? Oh, mi sbagliato. Com'è? A me è piaciuto l'altro lato. questo qua è solo un quadro, che vai su a pensare? Cioè, sì, se non te lo tengo in, ti do il tuo, mi permetto, sono in questo casino, te lo tengo così. Va bene, siamo quasi alla fine. Allora, io che faccio fin da aver studiato, tenia allora, apologia di Socrate, la Socrate, e apologia di Socrate. Cioè, io, ma come ho già studiato, io da un classico, e io ero convinto che l'apologia di Socrate l'avesse scritta Platone. E l'ha scritta Platone. Però l'ha scritta pure Xenofonte. Ok? A noi se mi soffrisce. Che cosa succede? Che Socrate parlava, però non scriveva. A un certo punto, poiché diceva cose giuste, che l'hanno fatte? L'hanno condannato a morte. E che le danno? La cicuta. Ma come gliela danno la cicuta? Mica dice birra la cicuta e muore. No! Gliela danno così. Per far capire la crudeltà. Beveva un po' di cicuta e doveva camminare. Perché la cicuta si doveva distribuire per tutto il corpo. E poi continuavano a fargliela. Gli ultimi righi di l'apologia di Socrate sono interessanti. E per ricongiungerci alla morte, che non necessariamente è una cosa negativa. C'è stata una persona a cui io voglio bene, che mi ha dato una visione della morte dicendo forse la morte è una codificazione addirittura con la nostra divinità. E mi sono ricordato di questo finale. Il finale è molto semplice. Il finale è questo. Ha già fatto finire con lui, ci lo sa a me, che c'è fa? Allora lui dice, mo vanno condannati, da già condannato a morire. E lui dice, io accetto la condanna. C'è solo una cosa, che io vado verso la morte, voi andate verso la vita. Chi di noi va dal miglior sorte, questo non si sa. Mi posso permettere di chiedervi una battuta di mano per tutti i nostri morti che stanno al mondo santo? Mi posso permettere? Poi c'è un libro che Le stalle per bovini e i nuovi sistemi costruttivi. Mannaggia proprio idea perché non mangio più fare. Xenofonte, lo voglio tanto bene, che me lo risparmio. Ok, allora, voi avete visto dei manifesti miei veramente hanno fatti i modesti, cioè miei per modi di dire, che parlavano di un libro che io ho scritto che si chiama Affinché tu possa capire, no? Ok? Bene. Ve ne dico solo tre righe.
Quando siamo malati del letto, il tempo non sembra passare mai. Ci accorgiamo che il tempo sta passando solo all'imbrunire o una precoce alba. In mezzo la notte ha un tempo tutto suo che non si divide come il giorno in minuti e in ore. Ok? Ha gettato un libro in me. Questi sono i manifesti. Sapete che sono questi? Tu sei il testimone che sono questi. Ok. Vi ho fatto uno scherzo, vi ho preso in giro. Non è vero, non è quel libro che ho scritto. Funziona. Allora, io vi darò i libri, per favore, voi non passateli, trattenetevi. Non so quanti ce ne sono, lo so chiaramente, che cazzo sto scrivendo. Ma ce ne sono abbastanza. Per favore, passateli e trattenetevi. Lei ha passato, chiaramente la famiglia si pigliano lì presù, mi raccomando. Ah, sia chiaro, faccio fatto questa prova modeste, adesso non c'entra niente. A faccia mia che ci sta, è arrivato just in time, ok. No, soltanto 14 mesi.
Non su, ma nel frattempo, non so, spaccate il lotto di piani, tromboembolia polmonare, infarto, terapia intensiva, e nonostante questo, voi adesso, tra le mani, avete una cosa che non esiste al mondo. Guarda, gira! Fa male scrivere. Com'è? Dico, fa male scrivere. No, guarda come ha girato, lascia, guardate, giratelo così, giratelo lì. E poi gira una volta. E in qualsiasi testo tu la giri, io, dato che in genere chi scrive libri, il vero problema è il secondo libro, io ne ho scritti due. E quindi sto a tre. E poi che ho fatto? Mi è venuta sta pacciera caggianese. Li ho invertiti. Quindi voi potete, questo qui non è un libro, è qualcos'altro, è un gioco, è una serie di cose. E lo potete leggere solo questo. Pensate se in mezzo alla via non ti manifesta. Giuseppe Reggio, Habeas Corpus. Ma che cazzo questo? Habeas Corpus. È vero, non sto sbagliando. E facetemi una battuta romana. Codice inverso, Habeas Corpus, codice inverso. No, non è possibile questa cosa, non è possibile. Allora, io vi voglio leggere solo le note che sono state fatte, è pochissimo, non preoccupate. Le note dell'autore? Le note dell'autore, sì. Ci tengo moltissimo alle note dell'autore e vorrei che tutte le persone che sono presenti in questa stanza ascoltino le note dell'autore. Allora, io purtroppo vi ho detto che devo interrompere il rapporto con l'architetto Lanfranco Pore per motivi miei di salute, però ho incontrato un artista di strada che si chiama Bolacco. Allora, i miei ringraziamenti, oltre ogni possibile misura, vanno a Bolacco per aver condiviso con me nei lunghi mesi passati l'idea di scrivere il libro nel modo in cui è stato scritto. È il mio socio con cui l'intero libro è stato costruito. Tutte le illustrazioni e l'intero progetto grafico appartengono al frutto della sua arte e creatività visionaria. Bolacco, il mio socio, è un grande pittore, è un artista straordinario e completo. Orgoglio di essere nipote, dove i suoi silenzi sono solo attesa di immagini e di segni mai giunti a noi. Fino a quel momento ho avuto il privilegio di godere prima di voi del magico incanto della sua arte. La vita fa strada. Devo ringraziare il mio editor con cui ho condiviso la scelta di ogni parola, che ho imparato ad ascoltare quando avevamo opinioni contrastanti e contrarie su una medesima cosa. Solo ascoltando si impara. Io ho imparato molto più di quanto pensavo fosse stato necessario. L'ho fatto con grazia e con gioia e tantissima gratitudine. Eppure qua la vita fa perché ringrazio Giorgia. Giorgia è presente qui tra voi e Chiara, sono due ragazze, per avere trovato tanti miei errori dove io ero convinto che non ce ne fossero. Quelli che sono sopravvissute, questo è importante, il loro minuzioso e amorevole controllo sono da addebitare nella mia piena consapevolezza solo a me e alle mie scelte letterarie. Ho volutamente sbagliato con la scelta, a volte arrogante, di scrivere nel modo in cui ho scritto. Questo è perché vi ho detto questo. Cioè, gli errori che troverete sono i miei, sono io.
meno male. Poi il mio mentore David M. Weiss, che è il professore emerito della Hofstra Long Island University, ha fatto una brevissima prefazione, tradotta da Luigi Vecchio. Sono il padre di Luigi Vecchio. Poi Gaetano, per la grande professionalità e l'infinità, perché Gaetano è la persona che ha immaginato un libro, perché tra questa cosa qui, che è un gioco, ma che è un manoscritto, per capirci che è un gioco, i fogli chiaramente sono bianchi, ma non vi preoccupate, mi toccherà di fare anche ascoltare questo libro fra qualche anno. Non ci penso. Sono arrivato alla fine. Infine, mio figlio Luigi, senza... aiuto incommensurabile, allegro, ironico, unico, costante e continuo, questo libro non sarebbe mai stato scritto e forse pensato. Sono orgoglioso. Allora, con questo ci dovete giocare, perché qui dentro ci sono 170 quadri di questo stranissimo personaggio che si chiama Polanco. E alcuni sono dentro, alcuni sono fuori, alcuni non si sa dove. In questo momento questa cosa al mondo non esiste. Dal momento in cui voi uscirete non so niente. Però voi sapete che c'è la regola che questo è mio adesso, nel momento in cui ve l'ho dato, non è più mio, diventa vostro. E mi auguro che possa camminare e che magari non sia necessario qui io l'anno prossimo. Facete già la raccomandazione. E non lo utilizzi per l'altra parte del tavolo. Questo libro, l'unica cosa è che ci dovete giocare, perché non lo potete sfogliare, lo potete girare, potete fare anche quelli due. Ci sono due finali, due sottofinali, li potete invertire, cioè il sottofinale di un libro può andare bene per il primo, il sottofinale del secondo può andare bene per l'altro. Insisto, in questo momento, già fra 5 minuti, non esistono libri come questi, ma la cosa più bella, sapete qual è? Che questo libro qua, sapete chi l'ha fatto? Luca Gianese. Sì. Hai preso una selezione di libri e li hai buttati per te. Perché scrivi?
voglio una risposta. Allora, Luigi, nel mio studio, finché non mi avete fatto mettere l'ordine noi, dove tenevi i libri? A terra, a destra. Perché? Perché sono dei più vicini possibile. È il punto più facile per prendere i libri, è quando li tieni per terra. Però tu hai fatto un gioco adesso, no? Sì. Hai parlato di emozioni, hai fatto girare un quadro che però è due quadri, giusto? Sì. Quindi dal gioco che tu fai, vedo, cerco di capire, che c'è una relatività della conoscenza. Sì. E anche, diciamo, vedo nel tuo libro, questa idea innovativa del libro che si gira, sì, che tu puoi leggere questo. Ecco. C'ho due risposte. La prima risposta è. Hanno intervistato Quentin Tarantino, il regista, e giustamente l'ultimo film che non è uscito ancora, uscirà fra un paio di mesi in Italia, e c'è questo Anchorman, questa persona che lo tambina, no? Che continua a fare domande, tu perché hai fatto così, tu perché hai fatto quella e quell'altra cosa. Quentin Tarantino in genere è un po' fumito, no? Arrivato a un certo punto, Quentin Tarantino dice, guarda, facciamo una cosa, io ti posso solo assicurare. Io ho già fatto un film e per farlo io una mattina stavo su una spiaggia, avevo un blocco, no, adesso non avevo neanche il computer, avevo una matita e ho avuto un'idea. Ho trasformato quell'idea che io avevo poi in quello che dopo mesi, mesi e mesi è diventato un film. È giusto che a te può piacere o non piacere, ma è altrettanto giusto che io abbia la mia totale libertà nel farlo nel modo in cui ho deciso di farlo. Allora, i temi che tu in qualche modo vai a, diciamo, a trattare sono i temi della vita. Sì. Allora, la vita, secondo me, o appunto, sei partito dagli antichi per arrivare a te. Fondamentalmente, ecco, io sono una persona che non si occupa di letteratura, sono stato molto vicino ai letterati e mi rendo conto che le persone scrivono tantissimo, però c'è un motivo per cui scrivono, perché io vado in vado librerie o biblioteche spaventosamente piene di libri, però i temi sono sempre gli stessi. Ti sto rispondendo I temi sono sempre gli stessi, quindi forse è nell'indeterminazione della conoscenza, cioè la gente scrive perché non conosce, oppure per una cioè alcuni hanno detto che ti vuoi in qualche modo rimanere immortale, quindi lasciando uno scritto, con quello scritto poi alla fine qualcuno non parla si ricorda, perché diciamo fondamentalmente vai a pensare qualcosa che semmai 2000 anni prima qualcuno già aveva pensato, no? Quindi fondamentalmente noi siamo tutti San Tommaso, e quindi ogni generazione Santa Baracchi fino a quando riuscirà a capire. Questa la mia è una, non è una, è un dubbio atroce che ho, perché sì. Il mondo dei letterati è fatto di un sacco di gente secondo me, dall'amore, come hai detto anche tu, alla morte, ai temi in più. Allora io la domanda è sempre la stessa, no? No, io perché no, ascoltami. Io ho due risposte. Una risposta specifica proprio sul libro. Ok? Una risposta è specifica proprio partendo da questo libro e poi una specifica, cioè te ne do una e una universale. Quale vuoi scrivere? Ok. Allora ti dico questa è una cosa molto semplice. Questa è la storia che parla di due case, queste sarebbero due case, le ho provate a cercare su Amazon, la porca puttana, questa non avrei i soldi. Quindi queste sono due case che stanno una di fronte all'altra. E questa storia, su per giù, risale al 1975, ok? 45 anni fa, io stavo in una di quelle due case, ok? E manco a farlo apposta, guardavo l'altra casa che stava dall'altra parte. Poi, nel 2017, io sono ritornato
che ho fatto sopra lui per vedere che cosa era successa. Poi ho fatto quello che dovrebbe fare uno scrittore. Mi sono seduto e ho chiesto a me stesso: tu che cosa hai da dire di diverso che fino a questo momento non è stato già detto? Allora, io, davanti a queste 50 persone, ti dico che ho la presunzione di avere scritto in questo libro qualcosa che non è stato già detto. A che serve? Serve... Io faccio solo lo scrittore. Io faccio solo lo scrittore. Cioè io posso solo tirare fuori tutto quello che ho dentro di me, su tutto. Perché inevitabilmente lo scrittore diventa un dittore, ma non lo è. Alla domanda che io dico a mio figlio, io guarda, di amore non ne capisco niente. Cioè, vai cercando sempre fermo, non è che mi raccomando, non c'è stanno problemi. Però non ne capisco nulla. Però io ogni mattina alle 5 mi siedo e cerco di trovare qualcosa di diverso e che non sia stato detto. Quindi l'assimilazione di una cosa che è stata scritta a un'altra cosa che è stata scritta, per quanto mi riguarda, non c'è. Poi, se il libro non piace, se il libro non va bene, è giusto che deve essere così. Ma qui dentro ci sono idee mie, idee di Bolanco, sì, è chiaro, eh? Non sono solo idee mie, io ho specificato che tutta l'idea, tutto il progetto è questo. Non esistono da qualche altra parte ed io sono disposto a rivederci esattamente fra un anno qui allo stesso posto e con qualcuno che mi trova che ci siano idee da me scritte qui dentro che sono anche state scritte da qualche altra parte. Quindi per quanto mi riguarda fare lo scrittore significa avere idee che non esistono prima, è un senso dell'unicità, ma questo deve servire a leggere e essere allegri, piangere, incazzarsi, pensare. Questo non è un mio problema. Io il mio problema è quello di scrivere. Tra l'altro, 50 libri regalati, non li ho regalati. Io ma ho avuto il piacere di averli potuti dare. Non li ho regalati, sia chiaro, io non ho regalato nulla. È chiaro che io, e questa è la cosa importante, io vado avanti, mica mi sono fermato con questo. Io vado avanti ogni santissima mattina che Dio ha creato per trovare cose nuove, cose che non sono state dette. Io adesso qui potrei aprirti e farti leggere cose che tu non hai mai letto. Faccio una scommessa a... senza avere problemi. Non la fare, Giuseppe. La faccio. Perché faccio la scommessa, Luigi? Perché sai di averla vinta. No. Perché io fa quale scommesse faccio io? Quelle, tuo figlio, che, quelle che vinci. Cioè io per tutta la vita ci faccio scommesse. Cazzarola per via se... Angela, cazzarola per via. È nato prima il 4 o prima il libro? Chi è nato? Prima il 4 o prima il libro? Contemporaneamente. Insieme. Perché Bolanco ha fatto una cosa, questa mica è opera mia. Che mi sei tu? Chi è il lettore per te? La risposta è molto facile, chiunque lo vede lo apre, sì, ma... si siede e legge. E quello è il lettore. Quindi quando tu scrivi non pensi al lettore? E come potrei pensare a 7 miliardi di persone che hanno 7 miliardi di teste diverse e che vivono 7 miliardi di vite diverse? Quando è vero mi sto sbagliando. Posso io pensare al lettore? No, io l'ho detto, io ho solo scritto il libro. Io non ho una pistola che per dire, voglio mi raccomando, leggi tu il libro perché sennò hai di capito. Giuseppe. Ringraziando il Dio, noi ci stiamo autofinanziando, anzi, ragazzi, io cerco un editore, Cioè, se qualcuno tiene amicizie, conoscenze, io mi prostituisco anche, Però tenete presente che c'è una gamba rotta, 60 anni, non so se sono uomo, non so proprio, non so. Non so troppo appetibile, la prostata un poco, quindi cose non ne vale la pena. Ma io mi sto autofinanziando, quindi io non sto facendo male a nessuno.
a me è sufficiente che una sola persona, una, non i 7 miliardi, ma una sola persona leggendo 3 righe di questa cosa, ok? E molti dicono una cosa che ti farà ridere molto. Da quale parte? È indifferente, quella è la cosa bella. Allora, io questo voglio chiedere. Dimmi. Non voglio spoilerare la storia. Che spoilerare? Ci sono due storie che iniziano, no? Ci sono due incipiti diversi. Al centro del libro si incrociano oppure no? C'è un incontro dei personaggi. E che ne sa, ci ha Gesù scrittore, ha Gesù scrittore, cosa veramente ciò? Io vi ho detto, fatemi le domande. Dopo del primo. Tu hai risposto per quello, ma penso che ci sia l'emozione della Don Quixote in questo libro. Perché Don Quixote non è che è un personaggio semplice, un buffone, penso che sia un personaggio molto, molto colto. Allora, se c'è relazione tra quel quadro che tu hai voluto mettere a forza, è questo libro. E poi, se sei uscito da quel libro, o questo contiene ancora dei passi del libro precedente. Passi per pezzi, hai capito che cosa intendo? Eligio, ti ringrazio molto per quello che hai detto e ho capito esattamente. Hai capito? Ho capito esattamente. Allora io con questo libro sono uscito da quel libro. Addirittura, non, questo, sembra quasi strano che chi ha scritto questo libro, ha scritto quel libro, è un figlio a cui voglio bene. Però lo sto facendo, l'ho messo sotto, io l'ho messo sotto la scrittura, ok? È diverso. Quindi sei uscito completamente. Sì, perfetto. Ma il discorso è che io ogni... Mi devi spiegare quel fatto là. Quale? Sono molto curioso. Di quel fatto là, te lo dico sotto. La relazione tra il Don Quixote e questo. Che sì. Don Quixote io lo apprezzo molto. Sì, è uno dei. Capisci di quello che voglio è dire? È uno dei tra, non ti chi dice 10 o 20 libri in assoluto più belli al mondo. Faccio un'altra una parte così. Colui che combatte contro i mulini a vento. Assolutamente, non l'ho mai fatto, non ha mai combattuto contro i mulini a vento, il bello Don Quixote. Ti faccio fare una risata, Antonio, che è divertente. Non ricordo, ma questa è casa mia o Parkinson, stavo seduto a Caggiano da qualche parte con delle persone, no? E c'è stata questa persona che dice, ah, ma allora se tu Giuseppe Vecchi, di chi sei io, Giuseppe Vecchi? No, perché è una cosa strana, io sono dall'ospedale alla Pola, stavo da parte a Caggiano, sono andato all'ospedale alla Pola e sono stato, hanno fatto le cose e lui non ha chiesto mai io. A un certo punto, un po' poco, uno dice, leggo un libro, e gli viene scritto Giuseppe Vecchi, dice, ma forse lo fa Caggiano. E dice, ha studiato un libro, e non sapeva che fa, aveva passato tutta la notte, e mi ha già letto tutto quanto, dice, ma lui mi ha detto, dice, ma porca puttana, ma non dobbiamo capire, non per lo meglio, che ho lei, che non mi ha detto, che ho libro, no? Allora, rispondo a te. Questo libro esce da quel libro. È inutile dirvi che io sto sul terzo libro, che esce anche dal secondo libro. E vi dico ancora un'altra cosa. Questo è il secondo o è il secondo libro? No, lo so, è che stai proprio un gioco facendo finta. No, però voglio vi do un'anteprima. Allora, il terzo libro non c'entra nulla con questo e non c'entra nulla con quello di prima. Ma quello che posso dire è che il quarto libro sarà dedicato a Caggiano. Allora, con questo ci metterò 4 libri per poter arrivare a Caggiano. Giuseppe, okay? Devo chiederle una cosa. Prego. Sono emozionato per il lei, così io potrò usare il congiuntivo. Mi dica. Il congiuntivo l'ha usato perfettamente, quindi cerco di adeguare. Sentite, ha aggiunto anche perfettamente. Sono rimasta molto colpita dal fatto che malgrado ci sia una numerazione progressiva delle pagine, sì. Non corrisponde un accidente, perché se andiamo a vedere da qua, le pagine, a pagina 127 ci sono certe cose.
Se io ricerco la pagina 127 della guarda caso, sta tutta una cosa. Ok, allora, signora, mi segua. Signora, mi segua. Ma fammelo spiegare a me, dai. Allora, signora, mi segua. Il libro è fatto così, guardi. Questo qui è una casa. Sì. Ed è habeas corpus. Questa qui è la casa di fronte alla prima ed è codice inverso. Sono due storie che possono essere lette ognuna per sé oppure insieme. Non vi voglio rivelare troppo. Nel quinto capitolo di ognuno dei due c'è una sorta di fusione. Il quinto capitolo del primo e il quinto capitolo dell'altro. Ok? Perciò le ho detto che addirittura i due sottofinali si possono invertire. Cioè, se tu ti leggi solo Habeas Corpus e poi ti vai a prendere il finale se preferisci dell'altro, vabbè, è la stessa cosa, la puoi incrociare. Tutto è incrociato, ma vi dico adesso, rispondo alla domanda, a parte tutti che io, questa diverte, cioè chi ha le cameriere, scusate se dico cameriere a casa, quando deve riporre il libro, comunque lo mette. Cioè, già una strana cosa. Allora, non vi posso raccontare il libro, che cos'è il libro, ma una cosa ve la posso dire. Se questa casa guarda questa casa, ok, accade anche il contrario. Mi devo fermare qua. Dimmi. Allora ho capito che il Don Chisciotte non ti piace. E siccome tu hai fatto parte del Don Chisciotte, ti piace più l'altro verso del quadro. Allora ti prego di girarlo. Eligio, mi devi rispondere. Eligio, ti rispondo. Perché sono contento. Ascolta, no, sai quando sono contento? Sono contento quando trovo una persona che mi riesce a leggere dentro, no? Senza che io abbia detto nulla. Quando io sono stato a letto, io mi sono consolato. No, non preoccupatevi, produci me. Cioè io, nell'ospedale di Battipaglia, non andate nell'ospedale di Battipaglia per nessuna ragione. Nessuna ragione. Immaginate che voi state all'interno dell'ospedale di Battipaglia. Voi, se non succede qualcosa, uscitene fuori, non preoccupate, se non preoccupate, state mostrarle, cioè, date che c'è un magistrato qua, io sono disposto a, che mi fanno? Querela, non ci stanno problemi, facciamo subito contro querela, non c'è problema, perché è bene che la contro querela può diventare molto peggiore della querela, non mi sbaglio, cioè se uno tiene una bella contro querela, come? Per calunnia e sono ammazzato. Allora, Elidio, sono molto contento, perché tra i due lati, quello che a me piace di più e che mi ha fatto più compagnia quando ero a Battipaglia è stata questa cosa qua, questa parte qua. Però la vita e la realtà è composta da tutte e due. E io l'ho fatto vedere per questo motivo che erano tutte e due. Il motivo era quello, il gioco era quello, il gioco era legato a questo, ok? Però io faccio finta di dimenticarmi quando lo tengo e lo guardo da questo lato, poi ogni tanto il figlio lo gira dall'altro lato, quindi hai ragione tu, io preferisco questo lato, ma qui è l'inverso, qui io sono il lettore e lui l'autore e sono io che ho fatto la scelta, e sono io che ho fatto la scelta e che è piano. Mo, uscite la verità. Vi siete almeno un po' divertiti stasera. E io vi dico che con questo vi divertirete molto di più. Ma fate un accenno anche sintetico. Sì. Quello che succede. Un accenno.
Ok. Allora, voi non avete chiesto un accenno, me lo faccio un accenno. Ma perché me l'avete chiesto? Allora, nel primo, ogni capitolo è intitolato a uno dei personaggi. E il personaggio, quando finisce il suo capitolo, proprio fisicamente, tocca il secondo personaggio. Il secondo personaggio viene toccato e si fa la sua storia, senza però il terzo la stessa cosa, il quarto la stessa cosa, il quinto ve l'ho detto, il quinto accade la stessa cosa, letti in due modi diversi, in due libri diversi. In ogni capitolo si riferisce a un personaggio diverso. Esattamente. Poi dopo vado avanti col sesto, poi col settimo, poi a un certo punto non sapete più che cazzo vi dice, è chiaro, no? E allora no, ho fatto in modo che accadessero delle cose e riunisce i vari personaggi che stanno insieme e che trascorrono poi una serata insieme. E dall'altro lato, dove i personaggi sono in numero minore, fanno la cena, fanno la cena, fanno la cena, si svegliano, si addormentano, uno pensa... Sono storie parallele. Sono storie parallele, per ognuno ha una storia sua particolare. E all'interno di questo... su il lato codice inverso c'è la storia di una persona che ha delle difficoltà e che trascorre la sua giornata attraverso la vita che lui immagina che stia accadendo nella casa di fronte. Perché habeas corpus? Io farei rispondere a Donatella direttamente. Perché ci sono due accezioni possibili per habeas corpus. Io me ne sono occupato di una, perché l'habeas corpus è il corpo del reato, vero? Sono due accezioni. In una delle accezioni è questa. Quindi ci sta la persona che sta qua, che cerca la colpa in quelli che stanno qua. Perché codice inverso? Perché se questo è, se io sto qui, quello è uno specchio, inevitabilmente quello è l'inverso. Giuseppe. È molto stimolante, anche perché ci sono diversi disegni, per cui è un 170, ci sono 170. Non è una graphic novel, quadri. Però. 100, ci sono, insisto, 170 quadri, non so disegni. In realtà. Questo Moby Dick qua, rispondo, è illustrato da questo che si chiama Rockwell Kent e poi il saggio è su Bloom, dice non è che me ne fotti. Questo qui, Cosa rara, è un libro scritto da un americano, è un libro che è illustrato da un americano, è un libro che è un saggio di un americano, è una cosa strana, però se vedete... È bello. Rispondo a te, dico prima un'altra cosa, a proposito di pensare. Herman Melville trascorse tutta la sua vita seduto e aveva davanti a sé un trattato sui capodogli. Dal trattato sui capodogli alla fine è fatto questo e lui è morto in disgrazia. E allora a questo punto il gioco, questo ha significato, perché lui in realtà amava molto le vacche, non in senso sessuale, ma amava le vacche. E poi c'è un nostro carissimo italiano che si chiama Emilio Salgari, che le tigri di Mombra, Luigi mi era portato un libro, ma si è ascoltato, le tigri di Mombra, c'è le cose, penso che non lo ricordate tutti. Sapete come ha percorso lui la vita per scrivere tutte queste avventure? Seduto.
Eppure, voi immaginereste mai che lui, che stava seduto a una scrivania, non era cosa più avventurosa? Addirittura Cabilbelli, che per un cavolo una cittadinanza caggianese. Io la sto chiedendo da 59 anni e ancora non me l'hanno dato. Non ha fatto mai niente, viaggi niente, non sa niente, però non è a voi va dato emozioni, sensazioni o no? Se non esisteva lui, esistevano tutti i suoi libri, il Corsaro Nero, che poi non è soltanto una saga di cose, no? Con libri cristiani, eccetera, proprio per scelta, però per una questione di fisica più loro. Devo rispondere a te. Sì. Però dici chi sei, perché non tutti ti conoscono. Sì, io conosco mi chiamo Franco. Lo ho fatto solo per un po' di... Ovviamente il libro... Sì, sì. Ovviamente il libro non l'ho letto, però sfogliandolo, e lo leggerò con molto piacere, ho avuto delle suggestioni, anche sentendo quello che hai detto tu stasera. A primo acchito uno pensa a uno sperimentalismo rinascente o comunque, diciamo... ravvivato. Poi anche l'allusione agli eteroni mi fa pensare al modernismo, quindi penso a Finnegan, oppure penso a Pessoa. Il discorso che facevi tu mi ricordava Finnegan's Wake, specificamente. Sì, okay. Il discorso che facevi tu quando hai parlato del plot mi faceva pensare a Faulkner, forse mentre morivo, a William Faulkner. Certo. No, perché tu tutti capiti, c'è un altro scrittore americano. Passiamo un po' in... E perciò lì, se no diventa complicato. Allora, la domanda che ti volevo fare, pensi davvero che in un mondo in cui ormai il mondo culturale, sì, la letteratura è o genere, sì, o postmoderno, che ha pochissimo altro da dire, il modernismo che tu, sì, sostieni abbia ancora uno spazio? E se c'è, qual è il lettore ideale per tornare a un maestro del modernismo? Allora, io non credo, chiedo scusa al modernismo, no? Ma credo sicuramente che uno, noi, in assoluto, per tutte le cose della nostra vita, non dobbiamo immaginare che non c'è una soluzione e ci fermiamo alla non soluzione. Quindi il discorso del libro è una cosa che è venuta contemporaneamente. Cioè, una cosa è stato strutturare, scrivere, pensare le storie, un'altra cosa è stato come lo impaginiamo, come lo facciamo. Facciamo una cosa che sia un corpo, ok? Allora io potevo scegliere anche altri posti per fare questo colpo, ma secondo me era giusto che avvenisse a Caggiano. Poi questo coso qui deve camminare con le sue gambe. Se non cammina con le sue gambe, vuol dire che ho fallito. C'è solo un problema, che io pur si è già fallito, significa solo che devo ricominciare da capo, perché questa è la mia caratteristica. Se no io adesso non potevo stare qui in piedi dopo quello che mi è successo, bene Biggio? Dopo quello che mi è successo, non lo potevo. Cioè il discorso è quindi che è un invito da fare a tutti quanti, conoscendo che ci sono problemi, tragedie. Io vi ho parlato del Parkinson, ma per sdrammatizzare il Parkinson. Adesso, in questo momento, se si prende la vita media, no, ma il termine non è giusto, la previsione di vita, l'aspettativa di vita di una persona che non ha il Parkinson e lo sovrapponi a uno che ha il Parkinson, io non voglio dare una bella notizia, ma è una bella notizia. Sono identiche. Allora, se sono identiche, noi dobbiamo fare solo una cosa. Dobbiamo migliorare la qualità della vita di chi è il Parkinson. Io vado contro questo e cerco di fare qualcosa. Il mio qualcosa è questo. Non so se questo è sufficiente come risposta alla... Giuseppe, una domanda. Sì. Non ho ritrovato nulla, come dire, che legasse la tua scrittura a Caggiano. Allora, volevo capire da te, nel senso che
secondo me c'è, voglio dire, cangiato nella tua scrittura. Volevo capire da te come c'è cangiato nella tua scrittura, nel senso che, voglio dire, tu non... c'è un altro libro di un autore caggianese, parenti lontani, che racconta di personaggi di Caggiano e di uomini sui di Caggiano. Nella tua scrittura, Caggiano come, in qualche modo, tu hai vissuto una parte, come dire, a questo punto minoritaria della tua vita a Caggiano, però mi pare, come dire, che Caggiano sia un tuo riferimento costante. Ok, quindi vorrei capire, in questo libro, a parte quello che ci ha raccontato delle due case, eccetera, che posso immaginare a cosa ti riferisci, ma la tua scrittura in qualche modo è legata all'essere caggianese? I caggianesi hanno delle caratteristiche, come dire, peculiari, per cui in qualche modo, voglio dire, sono da stimolo, da spunto. Beh, la stagione di Sentino è un po'. Scusa, Armando. Allora, a quanto riguarda il primo libro, deve essere chiaro una cosa. Io ho passato dei momenti personali di estrema sofferenza che bene o male conoscete tutti quanti. Io avevo necessità di scrivere quel libro in quel momento perché io mi dovevo liberare di cose che avevo nel mio interno. Ok? Perché vi ho fatto aggiungere questo monito, questa cosa, questa cosa, questa cosa? No, alla fine per 2 minuti e mezzo, no? Questo è tutto, no? Non è niente, no? Perché quello che dice quella persona è giusto. Cioè io in quel libro ho cercato di voler far capire qualcosa che non si riferisce esclusivamente a me, ma che era parte di me. Allora, sia chiaro, io sono cittadino del mondo. Non sono un cittadino caggianese, io sono cittadino del mondo e mi sento caggianese e decido volontariamente di essere caggianese tutte le volte che lo voglio. Ma tu lo sai che io domani mattina posso prendere un aereo con un WhatsApp dialogico e andare a Parigi e vivere da parigino, è vero o no? Quindi io sono un cittadino del mondo. Tutte le volte che scelgo di stare a Caggiano, è una scelta anche questa, che è quella di stare a Caggiano. Quello che io ho detto prima invece sul discorso del libro su Caggiano, devi anche sapere, è vero che è la parte minoritaria, che sono 10 anni rispetto ai 10-99, però tutti quanti dicevano, Aldo l'abita a cava, allora si cavessero. Non è chi sono caggianese, non so cavessi. Però questo non ha nulla a che fare. Cioè, io sarei assurdo se ti dicessi che sono caggianese, che penso e che scrivo come può scrivere o pensare un caggianese. No, nel mio cervello, io sono un cittadino del mondo, dove esiste tra i paesi un paese che si chiama Caggiano, dove io ho vissuto 10 anni, provo emozioni, provo sensazioni, ma è chiaro che il mondo non finisce a dove finiscono i confini di Caggiano, inizia. Allo stesso modo perché tu, come tanti altri in questa stanza, hanno deciso di andare in altre parti, o no? Se no si stavano qua, o ne sbaglio. Se è qui adesso alziamo la mano, chi, non è, chi sta fuori Caggiano, chi sta in Caggiano, forse la maggior parte sono quelli che non stanno in Caggiano. C'è chi c'è stato per scelta, mi sta bene. Quindi non c'è nessuna relazione tra l'essere caggianese e scrivere da caggianese. Questa è la mia parte. Chi è? Chi sei? Nicola. Nicola è... No, perché io mi scordo ogni tanto, è vero, mi scusa, ma chi? Pagina 60. Sei? Nicola Universo. Cioè, chi si ricorda? Vabbè. Sono stato sempre bravo a dire bugie e ne ho dette tante. Sì. Senza le bugie la mia vita sarebbe stata vuota, non avrei ottenuto nulla. Ho dovuto imparare a pensarle prima, a dirle poi le bugie. Poi si cambia verso. Era una giornata come tutte le altre. Questa è pagina. Cioè, cambio verso vuol dire hai cambiato libro. Pagina 35 dell'altra. Ok. Si può leggere così? Una pagina di fa una. No. No?
però tu sei una domanda è lei. Ascolta, allora ascolta, tu puoi fare quello che vuoi perché tu sei il lettore. Io lo leggo io. Era una giornata come tutte le altre, non era speciale, un giorno qualsiasi che io ero pronto a vivere come tutti gli altri giorni che avevo vissuto. Non aveva niente che mi facesse dire farò qualcosa che un giorno ricorderò. Un semplice giorno, non ricordavo neanche quale giorno della settimana fosse, gli altri erano usciti, io ero rimasto solo in casa, non avevo niente da fare. Gli altri erano andati tutti via e mi avevano lasciato solo. Meglio così, avrei avuto più tempo per tutto per me. Ok, qual è la domanda? Le bugie e il tempo tutto per te. Allora io ti devo fare chiaramente due risposte, che non te ne posso fare una, vero? Allora, c'è un capitolo che si chiama Le bugie. E per ritornare ad Antonio, io in quel capitolo, Le bugie, dico qualcosa, ve lo dico serenamente, che non è stato mai detto. Tra le quali, quello che tu hai letto. Che hai letto? Che ti ricordi? A memoria, perché non mi ricordo. Della prima. Hai detto che... E io... sai strutturare le bugie, pensi alle bugie prima di dirle. Ok. Il che hai detto. Sì. Allora, sembrerebbe strano, dici, tu ci stai esplicitamente dicendo che tu preferisci le bugie alla verità. È vero? No, questo non è la mia interpretazione. No, ok. No, la preferenza non... No, e dimmi allora perché se no non ti no, posso... No, ti è sembrato un avviso. Sì, praticamente. No, assolutamente. Questo, per questo diciamo che è difficile poter stralciare un pezzo dal diciamo, da un libro o qualcosa. Per quanto riguarda invece, poi magari ci ritorno, andiamo all'altro lato, quando io ti dico, guarda, era una giornata normale, qualsiasi cosa del genere. I teggeri hanno risposto un po' più strana. Ma tu a me un stile minimo lo fa o non lo fa? Perché se tu a me un stile minimo fa, io questo serve a preparare qualcosa che poi accadrà a pagina X, che si ripeterà a pagina Y e che poi si andrà a riprendere a pagina un taggio che viene rotta dell'altro libro. Capisci? Quindi così non possiamo metterli insieme né separatamente e né un capito? Ok? Poi Giuseppe, dimmi. Prometti che l'anno prossimo sarai qui e noi avremo già letto questo libro, sì. E te ne diremo tante, sarai sempre una linea. Allora Giovanni, guarda che io sono a completa disposizione, ma io, dato che faccio tu gli scommessi che avete, io faccio la scommessa di tu l'anno prossimo, tu, però ti devi portare anche il mio nome. Io vengo da sentire, ma Cangianesi, io sono acquisitissimo. Io ti faccio la scommessa che tu l'anno prossimo, tu verrai qua e dirai, è piaciuto. Ma io sono assolutamente a disposizione per qualsiasi cosa uno mi voglia dire su questo libro, però io devo insistere, io il libro l'ho soltanto scritto, il resto sta a voi, fatene quello che volete, non posso fare io, non posso io più che scriverlo, non posso farlo, tra l'altro ti dirò di più. Io il libro lo devo scrivere e dopo, come ha detto Antonio che l'ho buttato, lo devo dimenticare. Perché immaginate se io scrivessi un libro e rimanessi attaccato a questo libro. Potrei scrivere altri libri? Non li potrei scrivere. Questo è il motivo. Però c'è un altro motivo di tutto quello che abbiamo detto noi. C'è un tentativo di fare una relazione fra chi ha scritto e chi lo deve leggere. C'è non una relazione. Cioè, da parte di tutti quanti noi, sì. Nelle maniere più lui coltamente citando, perché è un artista di letterati, altri da quelle parti, c'è proprio una...
voglia di stabilire una relazione tra quello che è lo scrittore, a parte che c'è fisica. La lettura è un confronto. Sì, lo scrittore è in quanto praticamente. Nel momento in cui tu leggi un libro e ti stai confrontando con l'autore. È immediato. Però è il lettore che lo fa, non è? Il lettore lo fa, è evidente. E lo scrittore non lo dovrà mai fare. Lo scrittore dà uno stimolo, dopodiché i lettori allora, confrontano il loro modo di essere con un altro. È un modo molto garbato di confrontarsi. Io mi devo permettere di dire quello che vi ho detto dall'inizio. Io scrivo da 14 mesi. Perciò ve lo regalate, che mica ne fresca. Se gli scrivi a Lindana, cioè, se la vita fa la fine, poi ho un timbro comunque che è molto divertente, ex libris, si usava tanti anni fa, che se voi volete io dediche non ne faccio in assoluto a nessuno mai, perché non serve assolutamente a niente, nessuna dedica. Però il timbro, se volete, ve lo metto e poi non so, può essere che un giorno divento famoso, oppure può essere che io non divento famoso e voi non cambia assolutamente. Quindi io, così come la presunzione di dirvi, io sono convinto che qui dentro c'è qualcosa che se io non nascevo non c'era, io contemporaneamente, che non è detto chissà che sia, contemporaneamente io vi dico sono 14 mesi che io faccio lo scrittore. E non un'altra cosa. Facciamo, immaginate una proiezione fra 10 anni, forse quando entrerete io non dovrò fare tutto lo show che ho fatto e non so. Io comunque ogni anno mi immagino una cosa diversa, questo è tutto. Hai fatto grazie a voi. Amore, sì, per quel giorno. Avrei offerto una cosa del genere. Allora, il sindaco del genere. Ho preso per i fondelli. Ho preso per i fondelli. Perché lui continuava a dirmi, ma pure l'ingegnere Pepe, la sua mia, no? Mi diceva, ma tu mandami qualcosa, fammi l'immagine, ma non lo potevo fare. Mettiamoci un libro, mettiamoci una cosa. Ma non ricorda il tuo pistola? No. Allora posso mettere un libro pure a tuo pistola.